Bentornati mie ombre su Plants vs Zombie. Allora, siamo a livello 5 della zona piscina. Ho visto che iniziano a essere parecchio lunghetti, quindi cercherò di non perdere troppo tempo. Allora, via col livello 5, gioca. Eccoci qua. La trasformazione in zombie è un processo strano. A volte vengono fuori piccolissimi. Piccolissimi e cattivissimi. Occhio agli stinchi. Grazie, Dave. Zombie piccoli. Ah, ok, perfetto. È uno di quei livelli con il nastro. Benissimo. Ciliegine. Vediamo quale altro arsenale abbiamo. Vabbè, questa la metto qui intanto. Ma devo utilizzare queste? Ah no, ci sono anche le sparasemi normali. Ah, vabbè, allora. Le ho sprecate forse. Va bene. Boh, mettiamolo qua. Quanti sono? Sono troppi. Sono troppi. No, me ne serve uno qua, altrimenti questo mi fa fuori. Eccolo. Questo livello... Vabbè, tosto non lo so, adesso vedremo. Però è decisamente più frenetico del solito. Dai, che qua giù non ho protezioni. Ma perché non danno gli sparasemi? Ok. Temo che dovrò utilizzarne uno. Forse no. Forse no. Vediamo. La prima ondata come va. Cavoli. Facciamo due semi, due sparasemi ovunque, poi vediamo come va. Ok. Qui devo fare così, ragazzi. Altrimenti non ci riesco. Potrei fare così però. Ah, di qua. Fatto. Qua siamo a posto, sì. Bisogna utilizzare queste foglie anche per il semplice motivo che almeno quando arrivano vicino salgono in superficie e io posso colpirli. Non sono per nulla resistenti, quindi gli basta poco. Facciamo così. No! No, ho missato il primo. Ho missato il primo. Rischio clamoroso. Va bene. È stato intenso. Ce n'è un'altra subito così. Orda finale. Eccola. Ma io ve le metto tutte qua. Guarda che mi sistemo per le feste. Toh. Maledetti. Ok, ce l'abbiamo fatta. Peperoncino. Mi pare che bruci tutta una linea. Esatto. Let's go. Livello 6. Vabbè, il peperoncino lo prendiamo. Questo per forza.
Questi per forza, questo anche, questo. Mettiamoci questa e poi o le ciliegine o questo qua da 50. Mettiamo questo. Boh, proviamo. Proviamo. Ok. Soli, gira soli. Sarebbe bello, ragazzi, arrivare alla fine del gioco, ovvero finirlo tutto, senza mai perdere neanche una volta. Chissà. Non ricordo se verso la fine i livelli tipo iniziano a essere impossibili oppure sono comunque fattibili. Questo non me lo ricordo. E da questo momento sono riuscito stranamente a vincerli tutti al primo try. Vabbè, non è che fosse difficilissimo in effetti. Però speriamo di continuare così, eh. Vai con la prima ondata. Ok. Probabilmente l'unico grattacapo potrebbe arrivare dall'acqua, ma in realtà no, perché ho queste piantine che sparano tanti semi, quindi dovrei essere a posto. Però ho visto uno zombie nella zona iniziale, quando ci fa scegliere le piante. Eccolo, con questo tagliaerba. Credo che dovrò utilizzare il peperoncino. Quindi io ce lo butto. Che dite? Lo buttiamo? Buttiamocelo. Che bello. Beh, in realtà si poteva utilizzare qualsiasi cosa. Credo anche la pianta, quella che costa 50 e che distrugge il primo zombie che arriva, senza spendere 125. Boh, va bene. Ovviamente quella è utile se ci sono tanti zombie su una stessa linea, perché se ce n'è solamente uno, non lo so se conviene, insomma. Dunque, io metterei queste adesso. Via. Non ho i muri, ma dovrei riuscire ugualmente. Abbiamo i raggi solari pressoché infiniti, ragazzi. Devo solo decidere dove piazzarli. Tutto liscio come l'olio. Vediamo un po' con l'ultima ondata se riusciamo a farcela tranquillamente. Ma direi di sì, ragazzi. Direi proprio di sì. Eccoci qua. Boom, 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 boom. Le file centrali sono devastanti. Ok. Questa cosa fa? Ah sì. Faceva danni agli zombie quando ci passavano sopra, se non sbaglio. Esatto. Ok. Bene. Livello 7. Dai, penultimo di oggi. Penultimo. In realtà sono stati abbastanza veloci. Potrei anche farne un altro, forse. Comunque. Vai con questi, questi, questi. Questa. Questa. E questa qua non lo so, non mi è mai servita. Prendo il muro. Prendo il muro. Vai. La strategia è sempre la solita. Soli, soli, soli. Tanti soli servono, quindi gira soli, gira soli, gira soli. E via con la difesa classica.
spara semi da 1, poi magari inizio a mettere nel mezzo quelli da 3, poi quelli che rallentano. È così. Comunque qua ci sono 3 ondate, ragazzi. Prima che arriva il primo zombie, io solitamente piazzo sempre 3 girasoli. Perché comunque si fa in tempo, vedete? Si fa in tempo, in questo modo andiamo subito ad avere una buona fonte di sostentamento con questi solicini. Solicini, vabbè, girasoli. Ok. Ne arriva un altro qua su. Eccoci qua. Questi qua, ragazzi, iniziamoli a mettere. Vediamo. Quelle ovviamente non si possono... Cioè, i zombie non le possono mangiare, quindi sono indistruttibili. E fanno un danno costante quando sono sopra. Ok, ecco la prima tripla. Vediamo se una trappola di queste più una sparasemi basta per far fuori uno di questi qua con il cono in testa. Credo proprio di sì. Credo di sì. Oh, arriva qua. Non arrivo a 300. Ah, beh, c'è quella tripla che ci pensa lei. Tranquilli. Me ne ero dimenticato. Ecco l'altra. Adesso io mi diverto a mettere queste. Cosa succede però se metto questa trappola sopra una foglia? Credo che verrebbe distrutta in quel caso. Oh. Allora, questo qui. Bene, adesso mi dedicherei solamente alle trappole con gli spuntoni. Così. Anche se qua nel mezzo forse un bel murettino di noci ci sta bene, giusto per precauzione, non per altro. In realtà li ho messi troppo indietro, perché qua nel centro potevo fare un'altra fila difensiva. Invece adesso mi toccherebbe metterle davanti al muro e che, insomma, non avrebbe molto senso, però. Bon, bon. Adesso... Sì, finiamo questi, va. Beh, facciamo così, ragazzi. Track. Pazienza. Poi appena posso sposto il muro. Cioè sposto. Lo distruggo e lo metto più avanti. Lo rimetto. Sprecando soldi. Oh, oh, però qua... Cavoli. No, me la fa fuori. Ho avuto un tempo di reazione troppo lento. Maledetto, mi hai distrutto la pianta da 3,25, eh? Va bene. Va bene. Maledettissimo. Allora. Guardate cosa faccio, eh. Faccio così. Meglio.
Questa è la seconda ondata e non ci ha causato problemi. Visto che ho tutti questi raggi solari a disposizione, inizio a mettere queste qua anche avanti. Eccole qui. Per utilizzare il peperoncino però dovrei lasciare almeno uno spazio vuoto, altrimenti non potrei piazzarlo. Vabbè, nell'eventualità toglierò qualcosa, qualche pianta o qualche trappola qua giù. Eccolo. Voglio vedere quanto resiste. Non resiste niente. Gli arrivano una valanga di semi, ragazzi. Ok, benissimo così. Top. Difesa impenetrabile. Ma perché qua non c'è una trappola? Ah, ho capito. Quello lì col tagliaerba, ragazzi. Mi sa che quando ci passa sopra le toglie. Ah, va bene. Ok. Ok. Oppure quando ha preso la trappola è imploso. Esatto. Mi sembrava strano che l'avessi shottato così velocemente. Avevo tanti sparasemi, ma va bene, ok. Le trappole distruggono subito i tagliaerba. Le sacrifichiamo, ma direi che va bene, insomma, invece di utilizzare il peperoncino. Vabbè, è un'arma diversa, però. Ok. Infiamma i semi che vi passano attraverso. Wow. Beh, direi di fare l'ultimo, raga. Poi nel prossimo video farò gli ultimi due livelli e vedrò se ci sarà tempo ancora per qualcos'altro. Dunque. Sì, così, così. Questo per forza. Non ci... C'è una specie di zombie travestito da squalo. Potrei mettere questo. Non vedo altri tipi di zombie, quindi io il peperoncino lo lascio lì. Ok. Vediamo. Sono troppo curioso di provare... i semi infuocati. Solo che cacchio, costa 175 uno di quei bracieri. Va bene. Probabilmente o toglieranno il doppio o poco ci manca, penso, perché altrimenti non avrebbe senso farlo costare così tanto. Ok. Con il braciere, se io metto questa spara semi congelante, fa i semi congelanti infuocati? Boh, non lo so. La difesa rispecchierà esattamente lo schema di prima, solamente che davanti a queste spara semi ci metterò il braciere. Per provarlo. Mi sembra una cosa corretta farvelo vedere, no? Quindi, intanto metto questa qui, altrimenti non riusciamo a distruggere questo qua. Ok. Dai. Tra poco il braciere sta arrivando. Eccolo qui, il braciere. Boom! Infuoca... Ah, peccato, infuoca solamente... il seme centrale, quindi non quello ai lati.
Dovrei mettere dei braccieri anche sotto e sopra. Ok. Quindi, se faccio così, dovrebbe funzionare. Aia, sta arrivando il finto squalo. Credo che sia molto veloce, infatti lo è. No! No! Salta! Salta! Maledetto! Anche di qua. Vabbè, allora. Ditelo subito. Sono riuscito! Meno male. Meno male. Quindi gli devo per forza dare un ostacolo da saltare prima che arrivi qua, altrimenti sono fregato. Vediamo come si comporta con il muro qua di noci. Comunque poi ho poco tempo per farlo fuori. Cavoli. Cavoli. Oh. E qua giù? Mi sta sfuggendo tutto di mano, ragazzi, perché... Cavolo! Cavolo! Allora. Ragioniamo, però velocemente. Ragioniamo. Mi sono lasciato prendere dal panico. Ecco che iniziano ad arrivare i primi problemucci. Mi sembrava strano che... filasse tutto liscio fino alla fine, ragazzi. Molto strano. Facciamo così. Braids. Ecco in arrivo. E se io ci metto questo? Maledetto. To. Ciapa. Basta però. Dovevo mettere gli ostacoli prima. Facciamo così. Va bene. Dunque. Facciamo così. Qua. Ok. Che balle che è quello lì. Dove sei? Ciao. Dai, venite. Venite se ci avete il coraggio. Distrutti. Allora, sto bracciere, ragazzi, non so effettivamente... se potrebbe avere anche un secondo fine, cioè, o se semplicemente potenzia i semi, ma magari, tipo, che ne so, a qualche zombie particolare gli brucia qualcosa, tipo a quelli che hanno il giornale, non ne ho idea. Sta di fatto che non so quanto possano essere utili, ecco. Oh. Probabilmente nel prossimo livello non me li porterò. Barriera di noce. Crea un muro molto resistente che non può essere scavalcato. Quindi neanche da quei maledettissimi squali o zombie squali, insomma. Bene ragazzi, questo episodio termina qua. Ci rivediamo nel prossimo con gli ultimi due livelli, compreso quello finale. Proveremo anche il nuovissimo muro di noci potenziato. Mi raccomando ragazzi, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.